No, perché già io ho fatto danno dalla parte opposta. E non poco. Se mi fa anche quello dalla parte del quadro. No, ma di qua sarei molto peso comunque. Non immagino, perché non ho visto i progetti, però. Asfalta. Fammi filmare. Questo pescatore è solo uno dei 2.000 cittadini che in meno di 2 settimane hanno sottoscritto la petizione lanciata dal Comitato Spontaneo Salviamo il Sentiero del Brenta, deciso a bloccare il progetto ormai alla fase esecutiva che prevede la realizzazione di una pista ciclabile in asfalto a pochi metri dal fiume in territorio comunale di Pove. Una battaglia assolutamente trasversale che vede impegnati sempre più volontari. Una ventina quelli che si sono ritrovati ieri a Solagna, pronti a scendere in campo in prima persona, cui si aggiungono ogni giorno più numerosi commercianti ed esercenti dell'intero comprensorio bassanese che mettono a disposizione i loro locali per la raccolta delle firme. Raccolta che continuerà almeno fino alla fine del mese di agosto e una volta terminata sarà presentata al sindaco di Pove Orio Mocellin e al presidente dell'Unione Montana Luca Ferrazzoli. Intanto c'è attesa da parte del comitato stesso di conoscere gli esatti estremi del progetto che martedì prossimo dovrebbe arrivare nelle mani di Daniele Nervo, consigliere dell'Unione Montana, nonché tra i primi sostenitori della battaglia anti-asfalto, che nei giorni scorsi ha presentato formale richiesta di accesso agli atti. La guerra contro l'asfalto, insomma, continua.